Buongiorno e benvenuti ai microfoni del BoLive. Oggi è con noi Dario Generali, storico della scienza e coordinatore dell'edizione nazionale delle opere di Antonio Vallisneri, per parlare proprio di questa importante figura di medico e naturalista che insegnò medicina all'Università di Padova nella prima metà del Settecento. Buongiorno, professor Generali. Buongiorno, dottoressa. Entriamo subito nel merito della questione. Quali sono stati, professori, i principali contributi di Vallisneri in ambito medico? Vallisneri è una formazione medica, studia a Bologna ed è allievo diretto di Malpighi e per comprendere il suo rapporto con la medicina bisogna comprendere proprio la sua appartenenza, no, a questa scuola medica galileiana e al magistero malpighiano. Perché il suo apporto alla medicina è un rapporto che è fondamentalmente naturalistico, nella convinzione che gli studi naturalistici siano una premessa fondamentale ed un ausilio straordinario alla conoscenza, anche del corpo umano, alla conoscenza medica. I suoi apporti fondamentali quindi li troviamo su questo terreno. In particolare, per esempio, gli studi sui vermi intestinali dell'uomo, i rimedi per potersene liberare, poi l'istoria della generazione dell'uomo. Leibniz, prima di morire, attraverso Bourguet, chiede a Vallisneri di esprimersi sulla questione embriogenetica, cioè sul dilemma tra animalculismo e ovismo, preformismo ovistico. Vallisneri sceglie il preformismo ovistico, ma Leibniz muore, Vallisneri lo stesso continua in questa sua ricerca e pubblica l'Istoria della Generazione. Storia della Generazione che lui considera chiaramente un'opera naturalistica e medica nello stesso tempo, dove affronta il problema della generazione dell'uomo e poi anche della fertilità femminile. E poi abbiamo un'opera squisitamente medica che è, diciamo, è la risposta al Depot Dominicale di Didavini, dove sottolinea l'utilità delle bevande calde e fredde. E poi altra opera squisitamente medica sono i consulti medici che sono stati pubblicati nell'edizione nazionale, erano in parte editi negli Opera Fisica Medica pubblicati postumi nel 1933 e che sono stati poi ripresi e ampliati con materiali manoscritti e resi disponibili nell'edizione di due volumi curati a Benedetto Gemelli, l'edizione nazionale, dove proprio i principi della terapia medica di Vallisneri emergono con una chiarezza straordinaria e dove si comprende anche tutta la ricchezza della sua formazione anche naturalistica al servizio della medicina. Professore, Vallisneri come concepiva il rapporto medico-paziente? Vallisneri entra perfettamente nella tradizione medica da Ippocrate sino ai suoi giorni. Quindi presta un'attenzione notevolissima alla comunicazione retorica con il paziente. Il paziente deve avere la convinzione che l'arte medica stia facendo tutto il possibile per lui. Nello stesso tempo, Vallisneri è anche convinto proprio nella linea dello scetticismo ippocratico della medicina galileiana di Redi, ma anche di Malpighi, che i rimedi efficaci sono davvero pochi. Vallisneri aveva due rimedi efficaci, erano il mercurio per la cura della sifilide e la china, cioè il chinino per le febbri periodiche, cioè per le febbri malariche. Per il resto erano rimedi dall'esito spesso incerto. E questo quindi lo rende incerto, molto dubbioso, molto cauto nella prescrizione di rimedi. Pochi rimedi che non siano che non siano pericolosi, che soprattutto in linea con l'ippocraticismo del tempo servono ad aiutare la natura a ristabilire la salute. Le logiche di Vallisneri sono quelle della medicina meccanicistica, quindi si tratta di eliminare dal sangue
quelli che vengono considerati gli umori peccanti, umori pagnosi, tutto quello che è stato introdotto con l'alimentazione che è andato a depositarsi e a creare un perturbamento degli spiriti, no? Il rapporto col paziente è però non sempre costante, perché Valineri proprio ha un'attenzione sulla comunicazione della malattia, sulla comunicazione della terapia, della diagnosi e della terapia. Per esempio, lui ritiene che si debba essere molto, un medico debba essere molto chiaro, molto franco con un gentiluomo adulto nel pieno delle proprie facoltà mentali, deve essere avvertito di una situazione anche molto grave della sua salute, dell'imminente pericolo di morte, in modo che possa poi regolare tutti i suoi problemi. E lo si può comunicare con chiarezza perché un uomo in queste condizioni è in grado di reggere la notizia. Se ci troviamo di fronte, per esempio, ad una donna, ad una suora, ad una persona anziana, questo non lo si può fare. Bisogna semmai comunicare con i parenti, bisogna anche velare la verità, proprio perché diversamente si potrebbe creare più danno che vantaggio. Quindi la comunicazione è molto importante al paziente. E poi è importantissima la tutela della propria immagine professionale. Valineri tiene moltissimo a questo fatto. E c'è un episodio che forse illustra molto bene l'attenzione che lui ha alla tutela della propria immagine professionale, che è l'inoculazione del vaiolo. Lui nel 1715, Jacopo Pilarino pubblica a Venezia un testo in cui illustra il metodo per inoculare il vaiolo, ripreso dall'esperienza inglese dell'Accademia delle Scienze, Royal Society. Valisneri recensisce molto positivamente sui giornali dei letterati questo testo, però in una lettera privata del 1718 Ubertino Landi dichiara che non si sognerebbe mai di inoculare il vaiolo ai suoi pazienti, perché dice che può essere anche dal punto di vista statistico inoculare il vaiolo. Se noi facessimo una statistica dei morti che poi si registrano tra i soggetti che hanno avuto l'inoculazione del vaiolo e che sono morti per questa inoculazione, e quelli invece che non l'hanno avuto e che sono morti per l'epidemia di vaiolo, sicuramente chi ha avuto il vaiolo inoculato ne ha tratto un vantaggio, statisticamente ci sono meno decessi. Però dice, è molto diverso che un paziente già malato muoia nonostante le mie cure, perché già è venuto da me malato e quindi con il rischio della vita, e molto diverso è che io uccida qualcuno inoculando il vaiolo quando era in piena salute. Quindi è un rischio che il medico non si può accollare. E precisa questo, io è un azzardo che lo farei nei miei figli, quindi non lo posso fare neanche nei miei pazienti. Quindi molto cauto e molto attento alla tutela della propria immagine professionale. Professore, lei sostiene che Vallisneri, nei suoi scritti, delinei delle prospettive scientifiche che rappresentano un punto di passaggio verso la stagione illuministica. Che cosa intende nel dettaglio? Beh, veramente sono tanti i punti in cui Valisneri mostra di essere un anello di passaggio, un anello di congiunzione. Lo è, per esempio, nel riconoscimento della presenza di una razionalità anche negli animali. C'è un passo bellissimo dei quaderni di osservazioni, manoscritti che abbiamo pubblicato sempre in edizione nazionale, ma pubblicati più di 2 volumi, in cui descrive il comportamento di una scimmia alla corte del duca d'Este, no? E dice, questa scimmia ha dei comportamenti che sono molto simili, anche se molto più rozzi, a quello di un uomo, adombra una certa forma di razionalità. Quindi non c'è questo stacco tra uomo e il resto del mondo animale, no? Altrettanto lo fa nei dialoghi sopra curiosa origine di molti insetti, in cui osservando il comportamento etologico delle vespe solitarie, che vespe solitarie paralizza un bruccolino, lo mette nella propria celletta, ci mette un uovo in modo che poi quando uscirà la propria larva troverà la carne fresca per potersi nutrire,
dice, è un comportamento molto lontano dalle macchine cartesiane. Quindi lui rifiuta in toto la prospettiva dell'animale macchina di Cartesio e insiste sulla presenza di una sorta di previdenza, di razionalità anche l'animale, anche negli insetti. In questa logica delinea il modello della grande catena degli esseri, per esempio. Delineando il modello della grande catena degli esseri, Vallineri sostiene che tutto ciò che è presente nel mondo, a partire dalla sabbia, dalla terra inanimata, sino all'uomo, sia legato da una progressione. Ogni essere rappresenta un livello più evoluto del successivo, senza discontinuità. Tanto c'è una bellissima lettera di Antonio Conti, del 27, siamo lì, in cui dice è impossibile pensare ad un uomo dotato di un'anima e gli animali completamente privi. Sarebbe un gran salto, come un salto dall'orologio, dalle macchine di Cartesio all'individuo biologicamente organizzato. In realtà, secondo lui, c'è una progressione che è legata alla diversa organizzazione della struttura fisica, quindi anche le capacità mentali, l'intelligenza, anche l'intelligenza è frutto di questa organizzazione. Siamo sulla posizione che poi troveremo in un minimo molto, molto avanzato. E quindi questa grande catena degli esseri è il primo passo, verso un modello di trasformismo lamarckiano. Vallisneri ritiene che il mondo sia stato creato da Dio, che nessuna specie possa mutarsi, che non ci sia una possibilità di trasformazione di una specie nata. Siamo di fronte ancora a un mondo fisso, ancora il mondo di Linneo, che sarà di Linneo. Però è già tutto pronto, basta un passaggio per poter trovarsi di fronte ad un mondo che invece è in trasformazione, perché questa leggerissima differenza di un essere con l'altro è tale da aprire la strada poi ad una concezione trasformista prima e evoluzionista dopo. Quindi noi ci troviamo di fronte a una visione di superamento della distinzione dell'antropocentrismo di un uomo che è al centro dell'universo, assolutamente distinto dal resto degli altri animali, del resto dell'altro mondo animato. In questo senso direi che Vallineri, poi ci sono altri elementi, ma questo è un argomento che secondo me è straordinariamente efficace a sottolineare questa apertura verso il mondo luministico. Non parliamo poi delle sue teorie geologiche, delle sue teorie antidiluviane, dove riconosci perfettamente la presenza dei fossili montani come conseguenza di movimenti geologici, di submovimenti tellurici e quindi anche di un universo, diciamo, di una terra in trasformazione. Non siamo più nel modello, sul modello biblico, sul modello fissista, siamo in una prospettiva già molto evoluta. Penso poi a cosa avrebbero pensato gli illuministi dei fossili e delle trasformazioni appunto della superficie terrestre. Professore, la ringrazio per questo suo approfondimento e per essere stato qui con noi.